Alessandra, c'è un grande dubbio amletico rispetto a ciò che vedremo venerdì a tale quale, perché la notizia è dappertutto. Quando tu la settimana scorsa a fine puntata hai visto che avresti dovuto interpretare zia Sofia, hai avuto un crollo emotivo. Sì. Pensa, tu lo dovresti capire, perché abbiamo fatto Ballando Insieme. Io non lo so la dinamica e me l'ha fatto capire Emanuela Emanuela Aureli. Allora, prima che tu mi racconti cos'è accaduto, vediamo in questo contributo che cosa è successo venerdì sì, scorso, dove hai interpretato Milva. E poi c'è stato questo finale che a non sapevamo. Guardate. Cos'è, cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, sono quelle come me. E c'è, si ciascia sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché eri figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, sono qui che aspetto un figlio a chiedermi il perché. Stasera ti sei molto divertita, sei stata molto ironica, divertente. Giustamente di Milva non c'era la voce di Milva, perché la voce di Milva è possente, è piena, ha qualcosa di straordinario. Lei in persona l'arte per quanto riguarda la musica e in generale. Però mi sono molto divertito. Alessandra Mussolini da Milva a... vediamo. Ci vuole. Che faccio? Ecco, a quel punto... Il crollo, ce la fai. Perché non è vero che noi sappiamo le puntate prossime, no? E quindi io, ci sono tanti personaggi. Perché sai, non riesci a farle? Hai anche portato delle foto, allora, che mostriamo, foto di capito, famiglia da bambina. L'ho capito, io mi sono bloccata proprio male, con un senso proprio di disagio. Perché? Perché zia, in quel film che è Tuo fa la Vericana, che è La Baia di Napoli, se si vede è uguale a mia madre. Cioè io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, per il grande amore che è nonna Romilda, ecco anche quella foto, zia e mia madre che è quella che è in mezzo, zia in quella foto che lei ha 26 anni quando ha fatto, è uguale a mamma. Ed è un fatto mio che non ce la faccio. E quindi come sembra più che leggera. Sai che cosa? È una cosa che non è che non mi diverto. È talmente emotivamente un fatto, un peso, un coinvolgimento. Oh, io mi sono messa a piangere con Emanuela, perché lei mi ha fatto capire. Cioè tu devi arrivare al punto di capire perché ti stai bloccando, perché in lei vedo mamma. Ecco, e quindi non ce la fai. Ma perché, come finirà? Ma zia mamma, Sofia, non vorresti fare mamma? Perché non vuole rappresentare, non vuole, un sentimento però che deve rimanere privato. Però dimmi una cosa, io vedo zia tutta così. Ma lei rivede tutta la sua vita, evidentemente, no? Però che cosa dice zia Sofia? Lei che ti guarda tale quale? Ci sono tanti personaggi. Dice Angela. E ciò vorrisce. Dice Angela. Ti guarda, sì, ma zia, quindi come... Come finirà adesso? Non tu lo non so stai come provando. Finirà, perché Carlo Conti, perché quelli loro sono un treno, loro cominciano trucco, parrucco, costume, così. Io mi hanno ficcato la parrucca, sta parrucca, io ho detto no, la parrucca no, boh, gliel'ho ridata, la dovevo tagliare. Non si sa cosa accadrà venerdì. No, non si sa. Però se ma ti oggi è mercoledì farla, comunque, mi devono dare un piano B. Una facile, Emi. Una facile. Il piano B non esiste. O fai il piano B, c'è. Senza balletto, non si prova il balletto, sei arrabbiato pure il balletto, bravissimo. Ho detto, ma io ho perso una giornata, io che devo fare? Io cosa devo fare? Non vediamo, nelle prossime ore lo sapremo. Divertirmi. Carlo sarà qui con noi venerdì e glielo chiederemo. Parliamo di grandi attrici del nostro